pezzettini e poi il dopone. Vediamo più o meno una forma. Questo pezzo è troppo lungo però. Vediamo se ce la facciamo. Cominciamo. Ecco, l'inizio in pratica è così. Piano piano. Di sicuro non mi piacciono le unghie. Facciamo vedere un po' come si costruisce pian pianino. Ecco, questo qui, come diceva la signora, questo qui sarà l'ultimo particolare che farà parte del pinnacolo. Marcia! Il pinnacolo è quindi la parte di sopra, la parte decorativa. Anche quest'ultima lavorazione. Oddio, ma io mi tu l'hai visto con mia nonna? Io sta roba la farei veramente da mattina fino alla sera. Guarda qua, quale particolare. Ecco, quando faccio lavorazioni del genere però mi devo concedere vari giorni consecutivi per dedicarmi solo a quella lavorazione. Sì. Perché comunque richiede un'elevata concentrazione. Ma man mano che li fai e poi li limi, insomma, li finisci. Poi li metti tutti insieme oppure li metti di volta in volta che li fai? Allora, li metto, almeno per quanto riguarda quello stile, li incollo in una condizione quasi informe, li incollo proprio, e poi li lavoro adattandoli alla forma che devono avere, quasi finito. Questa qui? No, è il calcio. Sì, è pietra calca. Sarà quello che da com'era a come è diventato. Questo pezzettino che ho lavorato ora era molto tenace.